Come ogni settimana, eccoci pronti per il nostro immancabile speciale dedicato alle anticipazioni del Segreto. Questa mattina prendiamo in esame gli episodi che vanno da lunedì 23 a sabato 28 marzo 2015. Olmo informa Franziska che Soledad è scomparsa. Ma la signora Montenegro intuisce che Mesia le sta nascondendo qualcosa ed anche Maurizio è dello stesso avviso. Federico e Soledad nel frattempo convincono Engracia a rivelare a Fernando le reali cause della morte di sua madre. Il giovane ascolta le parole della zia incredulo, non riesce a credere che Olmo sia stato capace di uccidere sua madre. Successivamente Fernando affronta suo padre che però nega ogni addebito e così Soledad, per costringere Olmo a confessare, gli dà appuntamento e chiede a Fernando di partecipare anche lui, ma di nascosto da suo padre. Accecato dall'odio, Fernando cerca di uccidere Olmo, ma suo padre fa in tempo prima ad assassinare Federico che spira tra le braccia di Soledad. Soledad racconta a sua madre Franziska quello che è successo. La ragazza è finalmente libera da Olmo, ma non riesce a darsi pace per la morte di Federico. Nel frattempo, Tristan si reca da Gonzalo e da Candela per chiedere scusa a entrambi. Il giovane sacerdote, però, continua ad essere diffidente nei confronti di Aurora. Franziska suggerisce a Maria di stare attenta ad Aurora perché la ragazza si comporta in maniera troppo espansiva nei confronti di Fernando. La ragazza nel frattempo crede di aver scoperto la causa dei lividi che ha sul corpo, il sonnambulismo. Gonzalo chiede scusa a Maria, lei le accetta e i due così tornano ad essere buoni amici. Successivamente lei le rivela di aver scoperto di essere sonnambula. Aurora nel frattempo deve accettare l'ennesimo rifiuto di donna Franziska. La ragazza sfoga il suo nervosismo su Gonzalo. E così Aurora si sente sempre più distante dalla sua famiglia ed anche da Maria. Gonzalo nel frattempo, insieme ad Alfonso ed Emilia, ha elaborato un piano per aiutare Quintina ed Ippolito ad ottenere il denaro sufficiente per l'operazione agli occhi della ragazza. Leon infine rivela a Franziska che Salvador lo cacciò perché aveva scoperto che si era innamorato di lei.